Siamo all'interno dell'esposizione di una casa d'aste qui ad Arezzo, ma dottore, di chi sono i beni che vediamo intorno a noi? Allora, i beni che vediamo sono di tantissimi privati, collezionisti, antiquari o appunto degli amatori che vengono e ci danno le loro opere appunto in vendita. Quindi si tratta di mettere in vendita delle opere in maniera riservata, opere di non è un'asta giudiziaria, quindi. No, assolutamente no, è un'asta completamente privata. Sono opere che vengono valutate dai nostri appunto responsabili di dipartimento, sono, come abbiamo detto, delle valutazioni assolutamente gratuite e riservate e poi in accordo con il committente vediamo a quale prezzo proporre il bene in vendita all'asta. Quella diventa la base d'asta e poi dopo ci sono i rialzi. Di quanto si può rialzare? Allora, di fatto quella è la base d'asta appunto concordata con il committente, i rilanci poi sono naturalmente liberi, in genere andiamo a seconda del valore dell'opera dai 10 euro ai 50 euro ai 100 euro, oppure è un rilancio che può essere proprio proposto da chi è fisicamente in sala, che può alzare la mano ed indicare il valore che vuole offrire in quel momento. Sono cifre impegnative quelle che si raggiungono all'asta perché. Mi immagino che ci sia anche una parte ludica, no? Un po' di adrenalina viene. Assolutamente sì, ci sono opere che partono da qualunque tipo di prezzo, appunto a seconda del loro valore, dello stato di conservazione, per cui si va da cifre importanti ma anche da oggetti e aggiudicazioni veramente molto basse, per cui è alla portata di tutti, chi vuole arredare un angolo di casa oppure anche un piccolo spazio dovunque può venire e trovare tantissime opportunità qui da noi. Ecco, vediamo anche delle opere di grafica, sono gli originali questi. Sono delle riproduzioni che venivano appunto distribuite all'interno di una rivista di Bolaffi e queste sono appunto quelle che avevano in casa dei signori che mano a mano le hanno raccolte da quella rivista in particolare. E quindi sono i collezionisti che a un certo punto della loro vita decidono di disfarsi dei beni e li monetizzano grazie alla vostra consulenza. Sì, sono soggetti che appunto hanno l'interesse magari a vendere per poi acquistare altre opere e quindi si vengono da noi e ci danno in committenza qualunque tipo di bene. Certo che il mondo del collezionismo è vario, vedo che ci sono anche dei fumetti, quindi diventa oggetto di collezionismo, oggetto d'arte, a parte qui c'è Milo Manara, oggetto d'arte, anche il fumetto. Assolutamente sì, ora appunto siamo davanti a un grandissimo fumettista italiano, però possono arrivare qualunque tipo di collezioni. Noi naturalmente le valutiamo e poi sulla base di quello cerchiamo di andare a costruire un'asta intorno a quel particolare tipo di prodotto che ci viene appunto dato in committenza. Un'ultima battuta. Quando si paga? Allora, si può pagare naturalmente in corso d'asta per chi appunto viene qua in presenza o altrimenti anche allo scadere delle varie gare che vengono fatte online verrete contattati dai nostri colleghi per effettuare il saldo anche direttamente online appunto sul conto corrente. Quindi c'è anche un atto di fiducia perché uno fa un rilancio e poi dopo, si impegna a pagare. Assolutamente sì, vendite fiduciarie da tutte le parti, per cui sia da chi ci dà la committenza ma anche appunto la fiducia di chi viene dell'astante e di chi partecipa poi alla gara, è normale.